Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, ha accolto nello scalo dello Stretto il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli nella prima tappa del tour calabrese, che continuerà anche nella giornata di oggi, dedicato alle infrastrutture regionali e al rilancio del territorio. Spirlì, durante l'incontro con Morelli, ha espresso la necessità di rendere la Calabria sempre più accessibile, non tralasciando che la stessa sia la porta dell'Europa. È una visita importante, intanto a prescindere dai luoghi, la visita del Vice Ministro dei Trasporti in Calabria. Poi aver cominciato ad incontrare la Calabria proprio all'aeroporto di Reggio Calabria è un ulteriore motivo di onore. Sono contento che il Vice Ministro Morelli sia venuto a visitare questi luoghi perché questa è la porta d'Europa. La porta d'Europa partendo da quel mondo futuro, quel mondo dell'avvenire che è proprio il Mediterraneo. Noi sappiamo che l'Asia, con la Cina e l'India che stanno evolvendo in maniera, oserei dire, addirittura quasi sproporzionata, arriveranno nel Mediterraneo attraversando il canale di Suez. Allo stesso modo il continente africano sarà sicuramente terra del futuro proprio per questo sviluppo incredibile che arriverà dalla parte asiatica, e quindi tutti quanti si rivolgeranno verso l'Europa. Questa terra è porta d'ingresso dell'Europa, ha bisogno delle cure importanti che sono quelle come dire, della stanza di rappresentanza. Nino Spirlì esorta il rappresentante del governo centrale di attenzionare in maniera concreta e definitiva il porto di Gioia Tauro e avviare una volta per tutte la costruzione del ponte sullo Stretto. Ho chiesto al Vice Ministro di rivolgere le sue attenzioni in questo momento verso il porto di Gioia Tauro, che è il primo grande porto, il più grande porto d'Italia, e il primo grande porto che le navi incontrano uscendo da Suez, e ho chiesto assolutamente il suo interessamento a che il famoso ponte d'Europa, perché quello è, andrà a collegare appunto due territori d'Europa che sono come dire, l'ingresso e l'appartamento che è a seguire, che è quello del continente europeo. Il ponte d'Europa deve essere assolutamente fatto, non può essere più semplicemente una promessa, un sogno delle parole, ma deve essere una concretezza. Il vice ministro alle infrastrutture si è reso disponibile a portare nelle sedi opportune le istanze raccolte dal governatore pro tempore, sottolineando anch'egli la straordinaria importanza del porto di Gioia Tauro e del ponte sullo Stretto, non solo per il Sud, ma per tutta Italia. Gioia Tauro è una grande opportunità di rilancio non solo per la Calabria, ma per tutto il sud. L'auspicio è che proprio grazie a Gioia Tauro si possa rilanciare le regioni del sud. Gioia Tauro è una grande opportunità del sud e dell'Italia, e su questo ci tengo molto a rimarcare l'importanza di Gioia Tauro non solo per la Calabria, non solo per il sud, ma per il paese. Il ponte sullo Stretto è un'opera fondamentale, importantissima, anche in questo caso. Non è un'opera fondamentale, importantissima solo per la Sicilia e per la Calabria, questo è evidente, ma questa è un'opera fondamentale per il paese, per l'Italia e per l'Europa, un'Europa che guardi al 2050.